Pepe, se rispunti fuori ti maledico la madre, eh? Papparà, 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 papparà. Guarda mo, Pepe, senza dita che non servi a un cazzo. Guarda, ti faccio un impasto, Dio buono, che manca tua madre. Quando la impastava tuo papà. Dov'è la mia amata brocca? Allora, 2 litri e 4, vai così. Papparà, papparà. Prendi. No! La mia caraffa! Toglietemi la vita, ma non la brocca! Cosa hai beccato qua per romperti? Là, no. Non ti rompere, no, perché questa si gira stortissima. Allora, adesso stai buona qua. Piano. Delicato, che si rompe la brocca. Lievito, lievito ce l'ho di sotto. Metti dentro. La parabarappa, parabarappa. Intanto che questo lavora così, io, raga, vado a fare la salsa marinara. Prendi. Papparappa, rapparà. Olio d'oliva. Compra. Vai. Metti. Qua. Là. Via. 200. Porco, ci sono tipo 100 grammi di olio in più. Non se ne accorgeranno, dai. Facciamo un po' spesa. Mi prendo prosciutto, salame, cipolle, me ne prendi un paio. Mais, mi prendi questo. Mi prendi ancora questo, che sono intere tagliate. Mi prendi questo. Non c'ho altro da prendere. Ah, le mozzarelle, giustamente. Sono venuto qua per quello. Prepariamo le vaschette. Metti sto coso. Papparabra. No, perché questo qua mi spacca l'olio. Deficiente d'un creti... Ma stai scherzando? Ma cosa è successo? Che l'ho messo lì! No, la brocca ancora! No, raga! No, apri sto coso! Non è successo niente! La povera brocca! Dov'è andata l'altra mozzarella? Mi è scappata una mozzarella, aspetta! Non è successo niente, andiamo per la prima volta di sotto! Molto bene! Via! Toh, questo... Va bene così! Non fate gli str... C'era un salame qua in mezzo ai vetri. Allora, prima c'avevo il salame e non avevo il prosciutto. Adesso ho il prosciutto ma non ho il salame. Potete spiegarmi sta cosa? Sì, ma raga, scusate un attimo. Cioè, se tu fai un cesto con degli ingredienti e per sbaglio tocchi una bottiglia di vetro, esplode la cucina. Cioè, sarebbe così praticamente. Margherita, una classica margherita. Papparà, papparà. Vai così. Vai così, metti, bravissimo. Ma che bella roba, là. 100 grammi di mozzarella, perché anche l'occhio vuole la sua parte, no? Cioè, perché se gli faccio tipo una porcheria che sembra una discarica, poi questo mi sputa in faccia. Accendi il fuoco, va là. Ma che bella che è, oh. Allora, Pepe, qua ci sono dei problemi, perché io so che hai tipo la cucina posseduta da Satana. Com'è andata? Tutto perfetto, anche la salsa. La salsa è un tripudio di unto. Come fa a piacerti? Se faccio questo poi, raga, mi sblocca un'altra cosa. Però volendo, io, ragazzi, faccio le pizze, faccio prima. Salame, raga, mozzarella grattugiata. Ecco cosa non ho fatto. Prendi. Aspetta, chiudi il frigo. Ma non ti bloccare col Parkinson. Metti dentro. La fai tipo così. Là. Poi basilico. Metti dentro. Via. Un tronco del genere dovrebbe farti fuoco per almeno 6 ore. Una pizza. Ma sei buggato di nuovo? Ma non ti sei buggato, vero? Mi brucia la pizza. Aspetta. Forse non tutto è perduto, diciamo. Mi fai ancora fare quella di prima? Ma l'ho salvato prima! E il demonio! E mi esplode la cucina all'inizio, santo Dio, salta per aria l'olio e tutto quanto. E Pepe rompe il gatto. E in forno una pizza si bugga tutto. Con calma, piano. Piano, che è fatta madonna male sta roba. Appoggiala delicatamente, mi raccomando. Poi mi serve l'olio. Devi stare attenti all'olio, perché non è una cosa da sottovalutare. Quella di prima era venuta uno spettacolo. Ok, c'era troppo olio, va bene, però dava quel tocco, secondo me, spettacolare. Poi sale, origano e basilico. Prima metto questo, che ce lo metto subito. Là. No! Ma avevo il basilico! Ah! Ma è un ramoscello! Uno non può girarsi col basilico, che tronca la brocca. Sono 80 dollari di brocca. Metti dentro. Là. Attiva sto robot del Kaiser. E andiamo a fare la cosa più pericolosa. La grande spesa. Piano, che il parmigiano deve avere qualche demone dentro. L'ho già vissuta questa scena. Tu stai qua. Ordine. È come quella di prima. Salsa. Le. Salame e il basilico. Non ti buggare più perché esplodo. Ma qual è il tuo problema? Con calma, che succedono i disastri. Piano. Next pizza, margherita. Come la vuole? Media. Ok, vai. Pasta, veloce. Mozzarella tagliata, bravo. Tanto si buggerà il gioco. Papparapparappara, veloce. Il forno è acceso, spero. No, forno spento, raga, chiama il bug. Ok, questa mettila via prima che possa spaccare qualcosa. E signore e signori, cioè, ditemi voi se non è la miglior pizza del secolo. Guarda, 3 minuti te l'ho fatta. Champignon, petto di pollo e salsiccia. E un'altra margherita. Guarda te che mangia legna che sto coso. Un attimo, ho dimenticato il piatto. Potrebbe essere un problema. Resta qua te. Ma vedi che c'ha una possessione sto coso? Oh. Ma sei un demente! Ah, mi ha sbloccato la salsa Alfredo. Prendo il cotto, prendo la bufala e prendo il bacon. Oh, una marinara. Grazie. Cosa devo usare? Aglio. Dentro, veloce, via.
là. Arrivo, signora, non si preoccupi, adesso faccio l'impasto. È media, spero. È media, molto bene. Salsa marinara, vai. Aglio. Così, così, così. E così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma che bella che è, oh. Piano, là. Pizza perfetta. Facciamo la salsa Alfredo, raga. 50 grammi di aglio. Cioè, burro e aglio. Ma che schifo deve fare sta roba. Allora, ok. Non l'ha fatto. Ok, va benissimo. Dov'è la mia salsa Alfredo? Eccola qua. Raga, io non so chi è che mangia la pizza col petto di pollo, sinceramente. È tutto a posto per il momento. Come in perdita? Si chiama investimento. Compriamo una nuova brocca. Dunque, 2-4. Lì. Così non si rompe con l'olio. Vedete che l'olio non dà più fastidio. Media, vai. Là, perfetto. Salsa, vai. Papparapparappara. Cipolla bianca tagliata, questa qua. 30, va bene. La parte più difficile, raga, è appunto l'impiattamento, diciamo. Vai, prendi, veloce. Vola via. Prendi. Toh. 2 minuti, raga, speedrun, eh. Mamma mia, impasto newyorkese. Oddio, buono, cos'è sta roba? È una delle scelte più dure della mia vita. Cioè, ma tu veramente mi fai l'impasto newyorkese? Cioè, fossi napoletano mi incazzerei come una bestia. Farina di tipo 0, va bene, aspetta. Riempi tutto, con calma. È il tuo momento, per favore, con calma. Là. Delicatamente. Poi il lievito. Poi dovrei essere a posto. Impasto napoletano qui e impasto newyorkese qua. Dato che sto andando in fallimento, vediamo un po' se possiamo drizzare le cose, no? Formaggi. Cheddar l'ho messo. Parmigiano ce l'ho. Tagliato. Io ce l'ho grattugiato però. Cheddar grattugiato e questo tagliato. Cioè è il contrario di quello che ho fatto. Salsa Alfredo. E mi prende l'impasto napoletano e mi ci mette la salsa Alfredo. Cheddar grattugiato, questo qua. Parmigiano tagliato. Qui c'ho il gorgonzola, che è questo qua. E me ne metti tipo 140. Ma quanto basilico ci devo mettere, scusate. Beh, ragazzi, si presenta bene. Non la mangerei perché, come ho detto, non mi piace il gorgonzola. Mi dica, com'era allora questa pizza? Tutto perfetto. Margherita extra? Cos'era margherita extra? Ma che? $70 per una margherita extra? La faccio solo perché la bufala ancora non l'ho messa. Margherita extra e me la fai piccola. Più grande la bufala, Dio santo, della pizza in sé. Raga, è una pizza così, tanto per, dai. Il pesto. Porchetta, provolone e melanzana. Andiamo, dai. Pesto. Raga, attenzione perché dobbiamo avere a che fare con la bottiglia d'olio d'oliva. Dai, tutto. Tanto ce n'ho 700. Torna qua te. Troppo pericoloso per stare insieme agli altri. Questo basilico è talmente fresco che spacca le brocche. 300 grammi di noci. Quindi un barattolo intero. No, sono 500, ok. Cioè, va che bel pesto. Adesso dovrei fare anche la porchetta teoricamente, perché se mi ordinano adesso una pizza alla porchetta, rischiamo. Rischiamo. Vai. Base. Che vuol dire base? Cioè io non metto la mozzarella o il pomodoro così. Metto la salsa al freddo. Gorgonzola tagliato. 1, 2, 3, 4. Guarda qua, santo Dio, sembra sia una roba avariata, tipo. Cosa non abbastanza fuso? Ma che cazzo vuoi? Profitto di 64, non siamo più in perdita. Raga, da adesso si inizia a fare i sacchi. Oddio, cos'è la mimosa? Con Alfredo. Cioè, proprio perdonarli perché non sanno quello che mangiano. 1, 2, 3, 4, 5. Mais dolce. Sembra una porcheria. Da vedere bella. Prendi la pizza, vai. Cioè, la mangiano le galline sta pizza, raga. Con il mais. Il god della pizza. Carne, vediamo. Pinna. Grande con pesto e prosciutto crudo. Ma te sei un maiale. Cheddar grattugiato. Ce l'ho il cheddar grattugiato, eh. Eccolo qua. È un porco, raga. È un maiale. Dentro, vai. Lì. Ma da guardare non è male. Ma come bestemmiare la pizza sarebbe questo, raga. Salame americano. Peperoncino ce lo metto subito. Carciofi a sto giro ce li voglio mettere. Salame americano. L'ultima pizza la facciamo. Piccante. Ottimo. Marinara. Qua. 1, 2, 3, 4, 5. A posto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E peperoncino, raga, attenzione. 1, 2, 3, 4. Ok. A posto. Raga, io sta pizza la mangerei. Cosa? Sono contenti, l'importante è questo.